Bentornati nel nostro canale L'Angolo di Windows. Cattiva notizia, durante l'ultima registrazione del gameplay di Double Cross, il PC si è riavviato. E quindi una parte della registrazione è andata persa. Allora, come sempre qua dobbiamo cambiare la lingua. Cerchiamo l'italiano, ok. Di conseguenza ci tocca capire adesso da dove ricominceremo. Allora, con lui è a posto, sembra che fin qua fosse tutto a posto, quindi dobbiamo semplicemente entrare nel livello. Abbiamo a disposizione, sì, ok. La cupola del gioco, sì. Proviamo. Si è bloccato il gioco mentre combattevo contro Ancho. E allora lui sta spiegando che è pericoloso, deve stare attento e fa delle battute che fanno pensare che sia innamorato. Entreremo nell'arena adesso. Ok, primo combattimento. Ok, raccogliamo quello che possiamo, perché questo è un ascensore. E nel frattempo ricarichiamo. Energia. Ok. Aia. Ok, raccogliamo tutto perché ci tornerà utile. Adesso non ho capito come vada sconfitto questo. Oh, meno male che non ho continuato a saltare. Allora, intanto. Mi serve per forza. Il gancio preciso sembra che qua non serva, quindi intocca non mi interessa. Cosa ho qua? Scudo mi serve. Mano pesante posso anche farne a meno forse. Forse è meglio questo.
Proviamo. Boh, eh. Adesso ai ai ai, mi ero dimenticato di questa parte. Adesso la parte complicata. Ai ai ai, ah, qua. Forse ho capito cosa devo fare. Devo colpire il cerchio quando... Ok. Aia. Perfetto. Bel salto adesso. Ai. Ah. Ok. Questo non era successo prima. Questa è una novità. Oh! Ok, forse l'ultima volta? No, ancora! Ai 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 ai, mi ha colpito. Che succede? L'ho battuto? E adesso? Oh. Basta? Ok, l'ho arrestato. Ci sono riuscito. Oh, ho preso tutto? Tutti e cinque? Forse così devo fare anche con Freya. Non lo sapevo, vabbè.
Una mano difficile, elogio sbloccato. Non sembri tanto pericoloso fuori di quel robot gigante. Un po' inquietante, sì, ma niente di più. E infatti l'ho abbattuto alla fine in maniera abbastanza semplice. Come ho fatto a perdere? Perché il pubblico applaude? Dovresti essere contento, il tuo ultimo show è stato un successo. Ora vieni al quartier generale della Rift con me. Pancho, ti dichiaro in arresto per uso illecito di portali, traffici e corruzione di agenti Rift. Ehi, non c'è bisogno di spingermi. Sono molto fragile. Mi arrendo! Mi arrendo! Ecco, come prova di disponibilità e gratitudine alla Rift, i dossier che abbiamo preso al tuo amico Ananas. Ok, ha collaborato. Che vigliacco. Vediamo cosa dicono gli appunti di Ananas. Quali agenti Rift sono stati alla cupola del gioco? Ah, Sam, va in un club di algoritmi per robot 2 volte alla settimana. Freya visita lo zoo dimensionale e sappiamo già che lei è colpevole. Dash va a bere in Barlowski. Skip compra statuine esclusive da altre terre. Ada acquista componenti per computer. La direttrice della Bulldog visita locali notturni. Sembra che il sergente Sprout e Helena siano gli unici sospettati assenti dalla lista. Quindi nessuno dei due è sospettato X? Bene. Skip, pronto all'estrazione. È strano, la cupola del gioco è un posto divertente, anche bello a suo modo, ma sa di marcia all'interno. Un po' come certi pianeti che si vedono proprio in Star Wars e in Mass Effect, chissà. Pancho e i 7 clan hanno il controllo su tutto, anche chi entra ed esce. Su chi entra e su chi esce. E se a qualcuno non piace, usano le mazzette o se ne disfano. Ma non è ciò che facciamo noi alla Rift? Decidiamo chi può viaggiare attraverso i portali e arrestiamo chi non segue le nostre regole. Permetteranno all'agente Ananas e a Lady Prosciutto di stare insieme? Non è giusto che debbano stare separati perché sono di mondi diversi. Prosciutto e l'Ananas stanno bene insieme. Ok. Nessuna novità. Devo parlare con questi qua. Come si può notare, manca un solo oggetto per capire il profilo. Allora, lista degli agenti Rift e conversazione fra la dottoressa Freya e il sospettato X. Chi è lui? Allora, lui no. Non si fa altro. Andiamo di qua. Attaccate. L'ultimo. Parla. Agente Sinclair, mi devi tirare fuori di qui. E perché dovrei farlo? Lo stesso motivo per il quale chiunque fa qualunque cosa. Soldi. Ti pagherò 200.000 dollari della cupola. No, 2 milioni, 20 milioni di dollari della cupola. Che ne pensi? Stai cercando di offrirmi una mazzetta? Cioè di corrompermi? E quindi, ovvio, cos'altro dovrei fare? Mi spieghi cos'altro dovrei fare? Questo posto è una noia! Non avete mica dei videogames o qualcosa del genere? Allora, intanto dei videogame, perché nella lingua italiana le parole straniere non si scrivono mai al plurale. Guarda, hai già una prenotazione bella lunga, ma se desideri soggiornare ancora più a lungo presso il nostro hotel, allora offrirmi dei soldi è la cosa migliore che puoi fare. Un tentativo di corruzione non è niente rispetto ai crimini nella tua lista, ma se continui così puoi saltarci fuori qualcosa. Prima o poi uscirò da qui. Vedrai, e tu e il tuo amico Ananas la pagherete cara, Sinclair.
che l'ho disperato. Vediamo se lui ha qualcosa da dirci, ma non penso di no. Ananas, parla. Zara, è una tragedia. Una tragedia. Lei di prosciutto. Il prosciutto sce... Sta bene, i robot di Ancho sono riusciti a trovarla. No, non i robot, la Rift, la direttrice della Bua, l'ha fatta deportare. Deprusciare. Ananas, mi dispiace tantissimo. Io pensavo che gli avrebbero permesso di venire a vivere al quartier generale. So che le regole lo vietano, ma credevo che per noi avrebbero fatto un'eccezione. Spero che tu riesca a trovare un modo per tornare con lei, Ananas. Perlomeno sul suo pianeta probabilmente sarà al sicuro, giusto? In ogni caso, più al sicuro che nella cupola del gioco. Almeno questo mi consola. Zara. Io amo Zara. Tutto quello che voglio è stare con lei. Mi dispiace, Ananas. Se c'è qualsiasi cosa che io possa fare per aiutare... Dimmi se c'è qualsiasi cosa... Dimmi se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Lo apprezzo molto, Zara. Sei una vera amica. Andiamo da questi altri due. Tu niente. La direttrice! No? Vabbè, qua ancora non credo che si possa andare. Secondo me lì a destra si andrà quando avremo trovato l'ultimo indizio. I tuoi progressi finora sono notevoli, Sinclair. Sono orgogliosa del lavoro che stai facendo con Hollister. Grazie, commissario. Lei e Josh Sterling eravate un'ottima squadra di agenti un tempo, vero? Siamo stati forti per molti anni, sì. Come quella volta in cui il centro si surriscaldò e in 24 ore dovemmo trovare quattro diversi refrigeranti extradimensionali prima che tutto finisse carbonizzato. Tuttavia le belle cose non sempre durano. Una ventina d'anni fa la famiglia di Dash fu colpita da una tragedia e lui restituì il distintivo. Oh, non lo sapevo. Posso chiedere cosa è successo? Va bene, ma massima discrezione su questa faccenda. Dash amava suo figlio più di qualunque cosa. Tornava nel suo mondo ogni volta che poteva per passare del tempo con lui. Purtroppo il ragazzo è stato colpito dalla stessa malattia che già si era portata via la partner di Dash. La medicina non è molto avanzata nella dimensione di Dash, che è una tipo Epsilon, quindi il ragazzo è venuto a mancare nel giro di un paio di mesi. Dash era devastato, ovviamente. Si è preso un periodo di... Sì, è preso. Hanno messo... Non è un sì, questo. È una particella. Sì, è... Si è preso un periodo di pausa. E quando è tornato ha chiesto di essere assegnato a un altro dipartimento. È terribile, mi dispiace. Non ne avevo idea. Povero Dash, è sempre così gentile con me. È sempre stato un uomo forte. Ma come puoi immaginare, questo è un dolore che porterà sempre con sé. Grazie per essersi fidata di me raccontandomi questa storia. Non si preoccupi, non dirò niente a nessuno. A chi lo vado a riferire? Allora, l'episodio oggi finisce qui. Ci vedremo al prossimo, che sarà uno degli ultimi, penso, perché ormai siamo... Ma ci manca un livello per poi completare l'indagine e scoprire chi è questo nemico. Vi saluto, al prossimo episodio ci vediamo.